Salve a tutti ragazzi e bentornati su Bertra Reaction, il canale dei video bizzarri. Oggi abbiamo una prova a non ridere. Nel 2023, anzi alla fine del 2023, noi ci cimentiamo ancora in prova a non ridere challenge. Perché sì, sono un canale morto. Ma non è vero, è solo perché voglio fare tanti contenuti per voi e ogni tanto una prova a non ridere ci sta anche. Quindi, vediamo se riusciremo a ridere oggi, vediamo se i video che abbiamo trovato saranno haha funny gaming experience. Mi raccomando, passate da Twitch perché io e Totta siamo in live da domenica a mercoledì dalle 20 alle 23 e quando finirà il collegio dal lunedì al giovedì. Venite a salutarci perché siamo simpaticissimi, lì in descrizione. Oh sì, saranno palesemente tutti TikTok e mi sento Sniper Wolf, cazzo. Se si rompe potrei ridere, se si rompe la cosa rido. Ok, ho sorriso e ho fatto carino, devo dire mi ha fatto abbastanza ridere. Ok, questo probabilmente non mi farà ridere. E infatti... Vabbè, quasi. Ok, oddio, il finto, il prank pazzo. Vabbè, è un bel costume di Halloween, glielo concedo. Cioè, complimenti per lo sbatti di aver fatto questo coso. Carino, lo provo. Trying oysters for the first time. Ok, assaggia le ostriche. Ah, madonna. Mo sbocca getto. Ipor. Punto di partita. Cosa sta facendo? Ma non è... L'ha messo nel porta... Mi ha fatto ridere l'assoluta nonchalance quella che l'ha fatta. Bello, bello, l'ho apprezzato. È stato divertente. Oh, Cristo Gesù. Un intero cammello. Ah! Mi piacciono gli animalotti. Sì, vorrei un cammello. Ma è carino, ti vuole bene. Blom blom. Che schifo. Quanta bava ovunque. Quanto Ratatouille. Ratatouille? Oh, curva, ci tu esci Freddy Fazbear. Ok, il meme di Freddy Fazbear continua a farmi ridere nel 2023. Cioè, è nato tipo un mese fa ed è già morto, ma mi fa abbastanza ridere ancora. Non vedo ora che esca il film. Voglio vedere che cringiata devastante sarà. E so anche che sarà un grande successo. E questa è la cosa che mi disturba di più. Arm than the human voice. Cringissimo. Porca troia, che botta di cringe incredibile. Urlo in una classe, sono simpatico. Porca troia. Ma che cazzo. Ma tipo le cinture di sicurezza, queste cose un po' matte, pazze. Aha, perché cioè lui era più interessato ai biscotti che al telefono. Ogni tanto, ecco, i TikTok di coppia sono una cosa che nel 99% dei casi sono la cosa più cringe del globo. Non quelli dove necessariamente la gente dice ti amo, che quelli vabbè si amano. Quelli dove fanno le battute, perché i profili di coppia che fanno comedy, porca puttana, hanno dimenticato cos'è il comedy quando si sono messi insieme, credo. Non riescono a far ridere. Mi ricordi il sale perché? Because you look so damn hot. So damn hot. They're looking at you. Cosa vi ho appena detto dei profili di coppia che fanno il comedy? No, scusate perché ogni tanto mi dispiace essere quello che ha sempre ragione. Ma porca puttana che crei! Ok, sta facendo vedere la sedia da gaming che si ribalta palese. Ah no, adesso tira una tegola. Allora, devo essere onesto, vorrei fosse una battuta, ma effettivamente... Queste cazzo di sedie ti picchiano fortissimo. È come se gli avessi appena insultato la madre. Dio santo. Ok. C'è un calciatore. E... morto. Fa la fotina. Vabbè, dai. Simpatico. Gli è morto il tipo davanti. Anni. Sta cercando di mangiare in India. Oddio, è il reaction content cringe. Oh, sì, faccio i duetti ai TikTok. Haha, adesso balla. L'imbarazzo che provo in questo momento è secondo soltanto alla volta in cui sono uscito di casa in mutande. You can hate on him, but be prepared to catch some hands when you do. Hey hater, I got one message for ya. You mess with me, you mess with this. Vabbè, dai, ne ho visti così tanti di questo. So don't try. È palesemente ironico. Quelli che ci credono davvero in ste cose sono altri, dai. Cioè, mi fanno sempre abbastanza sorridere. Però, questo no. Ok, olè, ha perso un pezzo il bro.
Ah, perché si è rubato il cibo. Sarebbe divertente se fosse successo veramente e non fosse un talk finto, ma ce lo faremo andare bene anche. Ok, c'è la tipa che si veste, lui ha le casse. Oddio, fa paura? Cos'è che vi ho detto dei contenuti di coppia? No, scusate, perché è difficile avere sempre ragione. Wow, si amano. Cos'è sta musica poi? Dai che mi prendo il copyright. When you're trying to impress your kid back. Ok, vuole fare il figo con suo figlio. Ok. Big one. Ok. Rido solo perché il bambino si è messo a piangere. Non per nessun'altra ragione al mondo, se non perché il bambino si è messo a piangere. Ah no, ma è felice, niente mi fa cagare. Magna del sushi, coglione. Eh? Ok. Dov'era anche qui? Dov'era la parte divertente? Cioè il bambino l'ha mangiato, ha detto non mi piace, ha fatto per sputarlo. Dov'è il ridere? Prepared for the punishing puns ahead in this clip. Jumanji. Aha. No, ripetilo che fa più ridere. No, va, indicalo anche. Danny DeVito. Ok, skipperò semplicemente questo talk perché sta qua mi fa venire voglia di tirare così tante testate al muro che mi lobotomizzo e non devo più capire questa... questo... posso più vedere questi video. Dio santo, dura anche tantissimo. Esplodi, io ti odio. It's not a habit for guys to be a nuisance to their girl. It's their duty. Ok, sto cringissimo coltellino. La fezza, lei calcia via. No, ne ha un altro. No, lancia via anche questo. Ma ne ha un altro. Wow, è come se fosse l'ennesimo TikTok di qualche shop di dropshipper che cercano di venderti questo prodotto di merda. Cazzo raga, sono così, così confuso. Oh mio Dio, che bello questo prodotto. Dove posso comprarlo? Guarda, c'è il link nella bio. Odio i dropshipper, solo perché fanno soldi, io no. Come mi aspetto che il mio uomo apra la porta a altre ragazze? Ah, non la fa aprire perché lui è fidanzato. Cioè, capite? Cioè, la coppia, cioè lui le femmine non le deve vedere perché lui è il mio fidanzato. Per favore, sono molto insicura. Io non voglio che esistano le altre femmine. Lui non deve vederle, per favore. Cosa ha detto? Glogo. È caduta la moneta. Ok, ci riprovano. Ah, ma sono russi, ok. Opinione invalida. Ok, deve chiudere. Adesso le sputa nella mano, palese. Dai. No, non sto capendo dove... Un po' troppo lungo il TikTok per quello che è stato effettivamente il payoff. Però dai, avete fatto la battuta. Complimenti. Ok, ha del pollo in una pirofila nel forno. Tra parentesi, cazzo cucina il pollo così, lo sa Dio. Non ho capito. Cioè, raga, non l'ho capito, non l'ho capito. Spiegatemelo. Ok, ma c'è un cane. Dai, cane carino. Cosa hai visto? Ah, posso dire che mi sono un po' cagato in mano anch'io. Cioè, fatto bene il tempo di spavento è stato rispettato perché mi sono cagato in mano anch'io. Ho fatto proprio un saltino. Vaffanculo video di TikTok. Ma che cazzo. Oh no, ha cercato di fare un buco nel muro. No, vabbè, assoluta hit. Wow. Questo è veramente l'epitome di sono appena andato a vivere da solo, ma che bello questo muro che confina col bagno, ci metterò un quadro. Non fatelo bambini, non fate i buchi dove ci sono i tubi. Sì, ma anche meno, fra. Cioè, è imbarazzante, un po' meno, tanto così in meno. Poi è anche francese, quindi opinione invalida doppia. Oh yes, mutadne. Voglio le mutadne, per favore, dammi mutanade. Mutnade. Lo sparticulo più potente della storia, ragazzi. Fortissimo. Comunque, complimenti alle mutande che hanno una forza elastica incredibile. Che bel micio. È micio che scivola. Che simpatico. Ah, gatti che scivolano sono sempre belli da vedere. Bellissimi. Che ridere. Porca puttana. Che... No, cioè...
No, vabbè. Madonna, quanto è cringe, quanto è finto, quanto è tutto imbarazzante. No, vabbè, che ridere, porca puttana, spero esplodiate. Dio santo, il cringe. Ok, c'è... Ah. C'è la polizia. Minchia. Minchia, si è preso la bamba così, nel modo più easy e sciallo possibile, facendosi anche un video selfie. Non so quanto intelligente sia poi pubblicarlo online, però... Notevole, un bro. Cos'è, braccio di ferro? No, cosa stanno facendo? Non l'ho capito. Non ho capito. Cos'è? La mia... Non l'ho neanche capito, cioè non ho capito. Oh Gesù. Sapete cosa? Sono ne ho abbastanza. Spero abbiate cringiato con me e abbiate riso quelle tre volte che è successo oggi. E niente, vi aspetto in live se siamo in live. Se è un lunedì o un mercoledì o una domenica siamo in live. Se no, ancoratevi. Ciao.